la ridistribuzione della sala per la traduzione. Siamo sulla seconda settimana dei nostri 40 giorni di preghiera. Come sta andando? Come sta andando? Bene? Vi sentite incoraggiati? È quello che vuole il Signore per questa chiesa. E oggi parliamo di gioia. Dove troverai la gioia? Da dove trovi la tua gioia? Allora, avete mai pensato qual è il significato della parola gioia? Al vero significato? Cosa significa gioia? È una domanda, dovete rispondere. Come definireste la gioia? La gioia per me è una cosa, diciamo, altamente positiva, nel senso che si sente bene, si porta. Sì, ma da cosa deriva la gioia? Perché la gioia è un qualche cosa che non si tocca di gioia, per cui come arriva la gioia nella tua vita? Come? Quando preghi con lo Spirito Santo c'è sempre gioia. Quando preghi con lo Spirito Santo, altri input? Per Maria era una sensazione di benessere, Alba è arrivata tramite lo Spirito Santo. Ma vediamo un attimo come descrive la gioia il vocabolario italiano, lo Zingarelli. Allora, lo Zingarelli ci dice che gioia è sentimento di piena e viva soddisfazione dell'animo, allegria, letizia, felicità, gioia, grande, profonda, immensa, lacrime di gioia, saltare per la gioia, essere pazzo di gioia, essere fuori di sé dalla gioia, essere contentissimo, felicissimo. Oppure, persona, fatto o cosa che è causa di felicità, fonte di soddisfazione o di consolazione. Una bambina che è la gioia della famiglia, le gioie della vita. Vedete che qui ci sono due piani. Uno è un piano dove la gioia è qualcosa che non si tocca, non si può toccare, è un sentimento, tu non puoi toccare un sentimento. E uno invece è un piano dove la gioia si tocca, è una persona, è un oggetto, è un qualche cosa che dà gioia. Per cui la gioia è sì un sentimento, ma è anche una persona, ma è anche un qualche cosa, una azione che provoca gioia. Che cos'è che ti fa provare gioia? Questa è la domanda che ho iniziato. È prodotta da qualcosa? Che ne so io, un bel voto di tuo figlio a scuola, c'è la gioia, vero Benjamin? La gioia. Oppure l'acquisto di una macchina nuova, è una bella macchina nuova, macchina da gioia. Oppure, che ne so, vincere 3-0 al derby Lazio-Roma, per me c'è gioia. Sono laziale, per qualche uno che è romanista, no, vero lui. Vorrei leggere assieme a voi un paio di versetti dal profeta Isaia, e l'ho collocati anche un pochino per mettere in risalto alcune frasi. Isaia 56, dal versetto 6 al versetto 7. Isaia dice così: gli stranieri che hanno venuto al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere i suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li conderò sul mio monte santo e li conderò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Allora, in questa coppia di versetti noi troviamo l'origine della vera gioia per quelli che sono, cioè che erano come me e come te. Guardate la prima frase: gli stranieri. Noi come eravamo prima di conoscere Gesù? Eravamo stranieri, non facevamo parte, eravamo creature di Dio, ma non eravamo figli e figli di Dio, noi eravamo stranieri. Eravamo lontani da Cristo, eravamo peccatori. Dov'è che
trova la gioia secondo Dio, perché questo è Dio che fa parlare Isaia, quelle parole sono di Dio. Dice Isaia, scrivi così: secondo Dio, dov'è che troverà la gioia chi era straniero una volta e adesso, seguendo le leggi di Dio, per cui la seguendo Cristo, è diventato parte della sua famiglia? Dove lo trova? Su un monte santo e in una casa. Saranno colmi di gioia attraverso un luogo, per cui un monte e una casa, attraverso che cosa? Attraverso la presenza di Dio. Guardate, il mio monte santo, la mia casa, la mia casa. Se tu sei nella tua casa, se la casa è tua, se il monte è tuo, significa che tu abiti lì, che ci sei. Per cui troveranno la gioia tramite il luogo, tramite la presenza del Signore, e che cosa? Tramite preghiera. Tramite la preghiera. La preghiera è una fonte di gioia, secondo questo versetto. C'è una scala: un luogo, una presenza, la preghiera. Ora, vi faceva parlare così Isaia perché Isaia era quello che conosceva, perché all'epoca il posto dove si pregava era un luogo fisico. Quando c'era stato l'esodo, il posto della preghiera era proprio una tenda, era la tenda della preghiera, che era il tabernacolo. Prima o poi faremo questa serie sul tabernacolo, che è una serie stupenda, vediamo di farla durante l'anno. E c'era questo posto fisico. Poi, quando sono arrivati a Gerusalemme, il posto era diventato il tempio, il posto della preghiera dove si pregava era il tempio, dove Dio aveva deciso di essere presente al suo popolo. Era dentro il posto, la casa della preghiera. Poi che è successo? È arrivato Gesù. Vi ricordate cosa è successo alla cortina del tempio? Il posto che fermava le persone per non farle entrare nel posto santissimo dove c'era Dio? Vabbè, la cortina si è aperta, è stata staccata. Non abbiamo più bisogno di un monte? Vi ricordate la samaritana? Al pozzo, quando Gesù stava lì, discutevano, gli diceva: guarda che tu hai avuto parecchi mariti. A un certo punto la samaritana gli dice: ma spiegami un attimo, tu, che vedo che tu sei un profeta, tu sei un insegnante, mi spieghi una cosa: noi samaritani ti adoriamo su un monte, voi giudei lavorate in un tempio. Qual è il posto giusto per adorare il Signore, per pregare? Gesù che cosa gli risponde? Viene un tempo, anzi dico già venuto, che i veri adoratori adoreranno il Signore in spirito e in verità. Non serve più un monte, non serve più un tempio, non serve più. E la prossima? Paolo la mette in queste condizioni. Prima Corinzi 3,16. Giovanni 3,16 che cosa dice? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio perché nessuno perisca. E Prima Corinzi 3,16 è un corollario di quello che dice: non sapete che siete il tempio di Dio e che lo spirito di Dio abita in voi? Ecco il tempio, ecco il luogo, ecco il posto dove Dio incontra la sua creatura. Vi ricordate quello che ho detto all'inizio della predicazione? Che Dio ha promesso di colmarci di gioia, dice il versetto, di colmarci di gioia attraverso il luogo. E a questo punto il luogo qual è? Per colmarci di gioia, qual è il tempio? Siamo noi, siamo io e te. Noi siamo il tempio di Dio. Attraverso la presenza di Dio, e lo Spirito di Dio abita in voi. Per cui noi siamo un tempio di Dio e noi abbiamo la presenza di Dio. Che cosa manca per essere colmi di gioia? Abbiamo detto: serve un luogo, serve una presenza, manca la preghiera. E a quel punto ci sarà la gioia. Pregare è parte dell'avere gioia per il presente. Senza la preghiera non puoi trovare gioia. Perché l'ha detto Dio: ci vuole un luogo, e tu sei il luogo della preghiera, tu sei il tempio della preghiera. Ci vuole la presenza, e io sono presente dentro di te.
tramite lo Spirito Santo, a questo punto per giungere a colmarti di gioia, a rilanzarti di me sulla, su di te la mia gioia, serve che tu preghi, figlio mio. Serve che tu preghi, figlio mio. Sapete, una domanda che spesso mi viene fatta, soprattutto su internet, sulle persone che interagiscono con me sul sito, è che: Marco, come posso io avere gioia quando le mie preghiere sembrano non ricevere nessuna risposta? Oppure quando prego e la risposta è chiaramente no? Oppure quando ho perso un caro, un amico, un familiare? Oppure quando sono io stesso ammalato? O quando sono disperato perché non ho lavoro? Quando sono depresso perché le cose in famiglia non vanno? Voglio farti una domanda io adesso. In questo momento, proprio in questo momento fisico, adesso, dentro questa stanza, sei felice? Sì. Sei felice? Ok, sei felice. Voglio risponderti io. Chiedetemi, sei felice? Sei felice? No! No, io non sono felice. Io non sono felice. Dall'inizio dell'anno, come ho detto più di una volta, ho partecipato, ho saputo, ho visto 8 funerali di familiari, amici, carissimi, strettissimi come fratelli, di figli di miei, di persone che conosco. Ho una persona in famiglia con un amore terminale, una persona a cui voglio un bene dell'anima che so che prima o poi non vedrò più. Sono in qualche modo partecipe di vari progressi ingiusti per cose che non sono mai state successe. Sono felice? No! Non sono felice! Allora però, adesso voglio che mi fate un'altra domanda. Mi dovete dire, c'è gioia nella tua vita? Mi dovete domandare. Nonostante tutto, anche se non sono felice per tutto quello che è accaduto, per tutto quello che vedo avanti, che potrebbe accadere o non accadere, nella mia vita c'è gioia. C'è gioia. Sono nella gioia perché, a motivo di questo versetto, Giovanni 15, 11, questo è Gesù che parla. Come il Padre mi ha amato, così io ho amato te, ma. E voi dovete sostituire il vostro nome, per cui te Justice, te Maria e così via. Così io amo anche te. Dimora nel mio amore. Se osservi i miei comandamenti, dimorerai nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre e dimoro nel suo amore. Ti ho detto queste cose, e aggiungete il vostro nome, Marco, affinché la mia gioia sia in te. E la tua gioia sia completa. La mia gioia non nasce da cosa mi succede, ma nasce da chi sono io. La tua gioia non nasce da quello che ti succede, ma nasce da quello che sei tu. La felicità non dipende da ciò che mi accade, ma dipende da ciò che mi è accaduto. Che mi è accaduto? È quella la fonte della gioia. Io sono stato accettato da Dio tramite Gesù. Io ho incontrato Gesù. Io sono nella gioia. La felicità dipende dal mondo e dal tempo. Ci sono tempi dove uno è felice e tempi dove uno non è felice. Ci sono qualche volta il mondo vuole farci del bene, gran parte delle volte ci vuole fare del male. La gioia dipende da Dio e non è legata al tempo, è fuori dal tempo. La gioia di Dio non è legata a un momento, ma è legata all'eternità di chi è Dio. E Dio mi dice che mi colmerà di gioia attraverso la preghiera. Allora, come posso fisicamente provare la gioia? Ci sono quattro in generale, ce ne sono più di più, ce ne vediamo quattro. Quattro modi in cui posso pregare per avere gioia. Il primo è questo: la mia gioia nasce dal lodare Dio. La mia gioia nasce dal lodare Dio.
Versetto 1-3 del Salmo 100. Mandate grida di gioia al Signore, abitati di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentandovi gioiosi al Signore. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo suoi. Siamo suo popolo e il gregge che Egli cura. Il sentiero che porta alla gioia inizia dall'odare. Perché cominciamo il culto con la lode? Perché vogliamo iniziare con una cosa che abbia gioia, che ci dia gioia. E lodare Dio, dice il versetto, dice questo salmo, significa avere gioia, perché nel momento che noi lodiamo il Signore proviamo gioia. La lode è una risposta a chi Dio è. È riconoscere chi è Dio, riconoscere la sua natura, onnipotente, creatore, padre, eccetera. Spesso la lode comincia con le parole Dio tu sei, Dio tu sei, Dio tu sei onnipotente, Dio tu sei forte, Dio tu sei sicurezza, eccetera. E l'enfasi è su Dio, non su noi. La lode è sempre l'inizio di un rapporto d'amore. Ricordatevi, pensate a quando siete innamorati, quando siete stati innamorati per le prime volte. La vostra gioia dov'era? Era a fianco alla persona. Era a fianco alla persona. Ora, la vostra gioia di avere a fianco la persona amata variava se pioveva o c'era il sole? No. Non era importante che piovesse o fosse una bella giornata. La gioia dov'era? Era nella persona che avevate al fianco, che amavate. La lode è la stessa cosa. E voi lo davate chiaramente. Che cosa dicevate alla persona? Sei bella, sei bello, sei stupendo, sei meraviglioso, non posso stare senza di te. La lode è la stessa cosa. La lode è la stessa cosa. È lodare Dio per chi è. Che ci sia il sole o che ci sia la pioggia. Che sia il mare calmo o che sia il mare in tempesta. Dio lo sa. Dio lo sa. Sa che la lode, il riconoscere chi lui è l'inizio della gioia, aumenta la gioia. Se non stai sperimentando gioia nella tua vita, forse, dico che è proprio così, è probabile che stai pensando troppo a te stesso. Stai pensando troppo a te stessa. Pensa chi è Dio. Pensa chi è Dio, loda Dio e smettila di preoccuparti per te stesso. Seconda maniera per avere gioia nella vita. La mia gioia nasce dal ringraziare. Ora, se la lode è la risposta a chi Dio è, a chi è Dio, il ringraziamento è la risposta a ciò che Dio fa. È riconoscere che Dio è presente costantemente nella vita di chi crede e che interviene nella vita. Non è che era un Dio distratto. Il versetto di oggi, di questa mattina, se l'avete letto, era proprio questo, c'era questo, sicurezza. Sii sicuro, sii certo che Dio ti controlla, che Dio è all'ascolto. Il ringraziamento normalmente inizia sempre con le parole grazie Dio per. Ringraziamo Dio per qualche cosa che ci è già successo o per qualche cosa che ci succederà, perché non tutto quanto ci è successo di quello che Dio vuole per noi. L'enfasi è su di noi e su quello che Dio ha fatto per le nostre vite o che Dio farà per le nostre vite. Sapete, c'è uno studio scientifico che dice che le persone sono tanto più felici quanto più hanno un atteggiamento di ringraziamento e di gratitudine verso coloro che li hanno aiutati. Proprio c'è uno studio scientifico che dice che le persone che ringraziano più spesso vivono meglio e vivono pure di più. Allora, vuoi vivere una vita lunga? Comincia a ringraziare le persone. Sapete, questo ce lo dice gli studi di psicologia. Paolo non aveva studiato una riga di psicologia, però guardate che cosa dice. Paolo non aveva studiato psicologia, ma dice così, Colossesi 2:7.
Come dunque avete ricevuto Gesù Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati ed edificati in Lui, saldi nella fede, come vi è stato insegnato, e abbondando nel ringraziamento. Paolo diceva, camminate radicati, sappiate che abbiate forza nella fede, ma soprattutto abbondate di ringraziamento. Non dite, non dice e ringraziate, abbondando di più, cioè ringraziate, ringraziate continuamente. Paolo era psicologo dall'inizio. Ti dico, perché cosa vuoi ringraziare Dio? Pensaci mentalmente. Ti consiglio una cosa, va a casa, prendi un foglio e comincia a fare una lista di tutte le cose per cui ringrazi Dio, da quando sei nato o sei nata ad adesso. Vuoi un consiglio? Prendi il quaderno. Perché un foglio non basta. Terza maniera di ricevere gioia attraverso la preghiera. La mia gioia nasce dal confessare a Dio i miei peccati. La gioia nasce dal confessare a Dio. Noi non abbiamo il sacramento della confessione come c'è nella Chiesa Cattolica, per esempio. Perché? Perché la cortina si è spaccata, non serve più un grande sacerdote. Noi siamo il tempio di Dio, e per cui possiamo pregare a Dio che è presente in noi direttamente. C'è sempre un altro studio che dimostra che le persone che nascondono segreti a lungo, gli viene luce la gastrica, e sono più soggetti a depressione e vivono di meno. Per cui, se vuoi non farti venire lucera, non avere la depressione e vivere più a lungo, comincia a confessare a Dio i tuoi, le tue macchie. Anche qui, questo ce lo dice la psicologia e la medicina. Davide non aveva studiato niente di psicologia e di medicina, però dice questo, era già avanti Davide, Salmo 51, versetti 1 e 2, poi l'8 e poi il 12. Davide dice così: abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà, la tua grande misericordia cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Rendimi la gioia della tua salvezza, e uno spirito volenteroso mi sostenga. Però tu potresti dirmi, Marco, è difficile, ma perché, come posso trovare io gioia quando sto sapendo che ho disobbedito a Dio? Come posso avere gioia quando confesso a Dio che non ho seguito, punto, niente di quello che Lui mi dice? Sapete quando ha scritto questo salmo Davide? Qualcuno lo sa in che occasione? Tu zitta. Mi dai la prossima? Sulle vostre Bibbie c'è un titoletto che non è ispirato da Dio, ma è ispirato da qualcuno che conosceva Davide e la storia di Davide. In ogni Bibbia, in gran parte delle Bibbie, il titolino, questo è il Salmo e è ispirato da Dio, la parte sopra no, però ci dà un'indicazione di quando l'ha scritto. Che cosa dice? Al direttore del coro, Salmo di Davide, quando il profeta Natan venne da lui dopo che Davide era stato da Batsheba. E attenzione, significa che era dopo che Batsheba era stata da Davide, perché il primo incontro ce l'hanno avuto sulla terrazza. Per cui era Batsheba che andava da Davide. Qui era Davide che andava da Batsheba, per cui quante ne aveva fatte? Non è che ne aveva fatta una di trasgressione Davide, Qui era lui che continuava a andare, fino a che Natan è andato lì e ha detto: Davide, che volevo fare? Tu ti sei preso la moglie di un'altra, hai fatto uccidere il suo marito, che cosa vogliamo fare? Secondo voi come si sentiva Davide? Puro? Gioioso?
Dio sa che non ci può essere gioia senza perdono. La gioia comincia dall'essere perdonato. È per questo che è venuto Gesù. È per questo. Perché non c'era gioia nelle nostre vite. Senza Gesù non c'era gioia. È venuto Gesù e attraverso la croce, attraverso quella croce, è arrivato il perdono dalle nostre passioni. Giovanni 15:9-11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia, sta parlando Gesù, la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Ci fa piacere ammettere di aver sbagliato? A me no. Confesso che quando devo andare a chiedere scusa a mia moglie, io ho il caratterino, sono molto, uno dei miei peccati ricorrenti è il peccare di orgoglio, di non volersi abbassare. Ma più io sono orgoglioso, più il Signore mi dice giù il ginocchio. Mi fa piacere dire a Janet sbagliato, scusa. Assolutamente no, però lo faccio. Sapete, la confessione è come un cioccolatino ricoperto di sale. Com'è un cioccolatino ricoperto di sale? Lo mangereste? Fa schifo. Lo metti in bocca, un cioccolatino ricoperto di sale. Cioè, pure chi ti piace l'agrodolce, il fritto e il sour, proprio un cioccolatino ricoperto di scaldi di sale. Com'è? Quando lo metti in bocca fa schifo. Fa schifo. Però se hai la costanza, tu lo mangeresti da un cioccolatino ricoperto di sale? Perché? Perché sai che nel momento che il sale si è sciolto e è andato via, che cosa rimane in bocca? Rimane il dolce del cioccolato. La confessione è uguale. All'inizio è difficile, ma poi c'è il piacere di un abbraccio che ti dice ok, vabbè, tutto perdonato. Poi se l'altro non perdona, il cioccolatino con sale se lo mangia lui. Dio invece è quello che è sempre pronto a dire qua, guarda quanto ti dà a sentire il braccio. Cioè, se presente Dio, Gesù in croce, come ha detto, come stava? Le braccia erano aperte perché? Per abbracciarti quando tu ritorni. C'è qualcosa che devi confessare a Dio? C'è un peccato? Un dubbio? Una paura? Prima ti liberi da esso, prima lo confessi al Signore, prima tornerà gioia nella tua vita. Confessa. Quarta e ultima modo per ricevere gioia nella mia preghiera. La mia gioia nasce dal chiedere a Dio. La gioia nasce dal chiedere cose a Dio. Gesù conosce bene come è fatto Dio. Penso che lo conosca bene, no? Come fa Dio. E conosce anche bene come siamo fatti noi, perché guarda la ascesa si è incarnata dentro un uomo, per cui lo sa come siamo fatti, quello che ci frulla dalla testa. E sa che Dio gioisce quando andiamo da Lui a chiedere. È la stessa cosa che tu, se sei un genitore, se sei una madre, un padre o una madre. Quando tuo figlio ti viene a chiedere qualche cosa che tu sai che gli vuoi concedere, come sei? Felice. Quando tu sai che quello che tuo figlio desidera, tua figlia desidera, tu glielo puoi dare per dare gioia alla sua vita. Come padre, con madre, come stai? Stai al settimo cielo. Sei felicissimo. E Gesù, per farci stare tranquilli, ci dice, per farci stare sicuri al 100%, guarda, quando chiedi le cose a mio padre, fa una cosa, eccoti i miei passi,
Eccoti il mio vasio, o eccoti la mia lettera di raccomandazione, sì, è meglio. Guarda, questa c'ho una lettera di raccomandazione, tutte le volte che devi parlare con mia madre, eccoti, ti firmo un pacco così di raccomandazioni e dureranno per tutta quanta la tua vita. Tu tutte le volte che devi chiedere, tiri fuori una lettera di raccomandazione, e dici, Dio, guarda, c'ho una raccomandazione di tuo figlio. Mi dai la prossima. Giovanni 16, 23, 24. Quando verrà quel giorno non occorrerà più, sta parlando del Cesare dello Spirito Santo, quando verrà quel giorno non occorrerà più che vi rivolgiate a me per chiedere qualcosa. Fino a quel momento qualsiasi cosa, i discepoli che dicevano, Gesù, c'è da fare questo, c'è da sfamare le moltitudini con i pani e i pesci, Signore, c'è da guarire tizio, andiamo, c'è la figlia di Jairo che è morta, andiamo, e chiedevano a lui. Lui che dice, a un certo punto non dovrete più chiedere a me, potrete domandarla nel nome mio direttamente al Padre, ed egli vi darà quello che chiederete. Finora non avete mai chiesto nulla nel mio nome, chiedete ed otterrete, così la vostra gioia sarà completa. Ritorna, chiedi al Padre in preghiera tramite il nome di Gesù per avere gioia. Vuoi gioia nella tua vita? Presentati al Padre con la lettera di raccomandazione di Gesù. Una cosa che ho imparato dall'inizio quando sono credente è che tutte quante le mie preghiere sono seguite da queste parole. Queste cose, Padre, io te le chiedo nel nome di Cristo Gesù. Me la tengo. Io tutte le volte che mi presento al Padre dopo la lettera di raccomandazione, senza lettera di raccomandazione non mi sento al sicuro. Io cedo, voglio la raccomandazione. È come se la gioia di Dio di vedere un figlio, una figlia che gli chiede qualche cosa, immaginate che la gioia sia acqua. Quando arriva Dio, quando arrivi da Dio che gli chiede qualche cosa, la gioia riempie Dio e si riversa su di te e tu vieni bagnato dalla gioia di Dio. Gesù dice chiedete e otterrete. Chiedete e otterrete. Per cui c'è gioia dove? Nell'ottenere, ma Gesù dice che c'è gioia anche nel chiedere. Non è che c'è gioia soltanto se ottieni, ma c'è gioia anche se domani, e sono insieme le due cose, vanno insieme. Però potresti dirmi, Marco, io prego, ma qui non arriva niente, eh? Sta cascata di gioia non la vedo e manco vedo le risposte alle preghiere. Com'è questa cosa? Non c'è un'unica risposta, non c'è una risposta. Qualche volta può essere, non è per te. Non è per te. Qualche altra volta può essere, non adesso. Qualche volta può essere, non quello, ma che è buono da te, non quello che è buono, ma quello che è meglio. Perché tu mi chiedi questo e ti dico, sì, ma io ho qualcosa di meglio per te. Per cui, quello no, aspetta che ti do qualche cosa di meglio rispetto a quello che si chiede. Ma pensa una cosa, quando tu preghi, abbiamo detto il nome di chi lo devi chiedere? Il nome di? Gesù. Ah. Per cui, lui, l'ha detto Gesù, potete chiedere qualsiasi cosa nel mio nome direttamente, per cui tu ti presenti come se tu fossi Gesù. Allora, questa è una bella sfida, eh? Perché significa pregare le cose che Gesù chiederebbe a Padre. Tutte le volte che preghi qualche cosa, pensa, sta cosa la chiederebbe Gesù. Gesù, fammi prendere il posto di lavoro, la promozione al lavoro, falla arrivare a me e non al mio collega. E chiederebbe Gesù una cosa del genere. No, non è la base, non arriva la benedizione.
Se solo preghiamo con questa gente. Significa che chiedere le cose, devi chiedere le cose che Gesù chiede di far fare. Perché altrimenti con la lettera di raccomandazione non ci fai niente. Poi ci sono altre volte che chiedi cose che sembrano ovvie, un lavoro dopo 10 anni di disoccupazione, quando hai finito i soldi, un marito che torna da Marte, o una moglie che torna da Marte, un figlio o una figlia che diventi credente, o Gesù non volere che un tuo figlio diventi credente, una sorella che guarisca dal cancro e non accade. Ed è la prossima. Prima Corinzi 15, 18, 21. Paolo dice: anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri tra tutti i morti. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Attenzione. Paolo non dice che non dobbiamo sperare nulla per questa vita. Non dice che è inutile che preghi, non pregare affatto, perché tanto non riceverai nulla, riceverai soltanto mazzate. Ma dice che non dobbiamo sperare soltanto per questa vita. Non dobbiamo soltare, viviamo in un mondo caduto. Questo è un mondo caduto, fratelli e sorelle. Accade un po' di bene, ma accade soprattutto tanto male. Basta che accendete qualsiasi telegiornale all'ora di pranzo, di cena, di colazione, vedrete che il telegiornale è fatto di 100 notizie brutte, qualche volta una positiva. Un po' di bene accade, nonostante la fede, nonostante un po' di accade tanto male, nonostante la fede. Anche chi ha fede si ammala, anche chi ha fede muore. Proprio ieri, facendo questa predicazione, Janet mi ha mandato un articolo di una credente che si chiama Johnny Pott, che è la ha iniziato un ministero internazionale che si chiama Johnny and Friends verso i disabili. Lei era una notatrice. Un giorno, tuffandosi, ha battuto la testa e è rimasta tetraplegica, paralizzata dal collo in giù. Lei era una madre. Questa signora, oltre ad essere tetraplegica, 8 anni fa ha avuto un tumore terzo stadio al seno. È stata operata, radio, chemio, tutto quanto, e è guarita dal cancro. Gloria a Dio. 3 mesi fa, cancro è tornato. E lei ha scritto, penso, ha scritto proprio un libro su questa sua esperienza che sta scrivendo, di dire come si può pregare quando sei nel dolore. Secondo voi, una come Johnny si meriterebbe di avere il meglio della vita? Penso di sì. Ha fatto un ministero internazionale per le persone disabili. Noi siamo tra l'altro iscritti al Johnny and Friends perché abbiamo detto che questa sala ci sono i posti per entrare con le carrozzelle per farle stare. Magari non abbiamo il bagno a dimensione carrozzella, però dovremmo pensarci. E che succede? Johnny è di nuovo malato di tumore, probabilmente potrebbe morire di tumore. Ma lei dice: la mia gioia non è nella mia sanità fisica. La mia gioia è nell'aver conosciuto la bontà del Signore per la mia vita. Io non spero, Dio mi ha dato tanto anche quando sono diventata tetraplegica e anche quando ho avuto il tumore la prima volta, e mi sta dando tanto attraverso svariate fonti anche attualmente con il tumore. Viviamo in un mondo caduto, accade in mano anche ai credenti, ma ricordate che la felicità dipende da ciò che mi accade. Johnny sarà felice? Penso di no.
non penso sia facile. La malattia, la disgrazia, la morte non mi rende felice. Ma la gioia dipende da ciò che cosa, da quello che mi è accaduto e che cosa mi è accaduto. Che Cristo è risuscitato dai morti, dice Paolo. Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Lui è il primo di quelli che sono morti e risuscitato. E quello che si è accaduto è aver conosciuto Lui, perché avrai vita eterna. C'è un canto che qualche volta cantiamo che dice: vita Gesù ti darà. Una vita esuberante, cosa ne farai? C'è lo Spirito di Dio in tutto ciò che va, fai. Vita Gesù ti darà, una vita eterna ti darà. Gesù ha dato vita eterna. In conclusione, per essere il tempo della preghiera, devo sperimentare la gioia della preghiera. E la preghiera è un atto che nasce dal lodare Dio, dal ringraziare Dio, dal confessare Dio e dal chiedere a Dio. Se sperimenterai questo nella tua preghiera, Dio ti ha promesso che abiterà in te. Nell'ultimo versetto, Salmo 44, versetti 7 e 8. Tu mi hai messo in cuore più gioia di quelli che essi provano, quando il loro grano e il loro mosto abbondano. In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché solo tu, o Signore, mi fai abitare al sicuro. Fermiamoci a pregare. Grazie Padre che tu ci conosci, grazie che ci conosci in maniera perfetta, grazie che tu vuoi darci la gioia attraverso il luogo, il tempio che sono io, che siamo noi, attraverso la tua presenza in noi e attraverso il rapporto che noi possiamo avere con te, attraverso la preghiera. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, voglio lodarti, voglio lodare quello che hai fatto per me. Voglio ricordarmi di avere gioia non per quello che mi succede in questa vita, ma per quello che mi è successo nella mia vita, aver conosciuto te. E io voglio rimbrandare nel ringraziamento verso di te per tutto quello che hai fatto di positivo nella mia vita e per tutto quello che farai nella mia vita. Perdonami i miei peccati, li voglio confessare a te. Lavami, purificami, togli da me il peccato. Signore, tutte queste cose io imparerò a chiedere nel nome potente, a prendere la raccomandazione che Gesù stesso mi dà e presentarle a te in preghiera. Tutte queste cose le prego nel tuo santo nome, Signore.